sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Contempliamo i misteri del dolore. Gesù è agonizzante nell'orto degli ulivi e suda sangue. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Contempliamo Gesù flagellato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Contempliamo Gesù coronato di spine come un re di burla. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Contempliamo Gesù che sale al Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Contempliamo
contempliamo Gesù che muore in croce. Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per i sacerdoti e le vocazioni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Preghiamo per i defunti. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Dio Padre Celeste, Dio Figlio Redentore del mondo, Dio Spirito Santo, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Perfezione, Sede della Sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza Inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Conforto dei Profughi, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Regina della Pace, Regina della Pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni dell'eterna salvezza con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che abbiamo meditato questi misteri nel rosario della Beata Vergine Maria, concedi di imitare ciò che contengono, raggiungere ciò che promettono, per Cristo nostro Signore. Prepariamo la lettura della 16ª apparizione. La sesta, sì. Abbiate pazienza. Siamo a pagina 20. Domenica 21 febbraio
1858. Lo slancio della folla quella domenica al mattino fu interamente spontaneo. Tutti, fin dal primo momento, furono convinti del carattere soprannaturale dei fatti della grotta. Tuttavia, gli sguardi della folla furono attirati dalla presenza di un borghese, elegantemente vestito, il dottor Dozzus, medico stimato per la sua scienza, ma che non metteva piede in chiesa se non in rare circostanze. Inizialmente contrario all'autenticità delle apparizioni, ne divenne in seguito grande assertore dopo aver constatato la verità dei fatti. Di questa apparizione egli disse: appena Bernadetta fu avanti alla grotta, si inginocchiò, tolse di tasca la corona e sgranandola si mise a pregare. Il suo viso subì ben presto una trasformazione notata da tutte le persone che le erano vicine, trasformazione che indicava che era entrata in comunione con l'apparizione. Io la seguivo con grande attenzione e seguivo tutti i movimenti di Bernadette per studiarla completamente sotto ogni aspetto. Volli sapere quale fosse in quel momento lo stato della sua circolazione sanguigna e della sua respirazione. Le presi un braccio e misi le mie dita nell'arteria radiale. Il polso era tranquillo, regolare. La respirazione facile. Nella ragazza nulla indicava una sovraeccitazione nervosa. Bernadette, dopo che ebbe abbandonato il suo braccio, avanzò un po' verso l'alto della grotta. Ben presto vidi il suo viso, che fino a quel momento aveva l'espressione della beatitudine più perfetta, rattristarsi. Due lacrime caddero dai suoi occhi e sulle sue guance. Quando l'essere misterioso scomparve e Bernadette ebbe terminata la sua preghiera, non potrei trattenermi dal chiederle il perché di quelle lacrime. Mi rispose: la signora, abbandonandomi un istante con lo sguardo, lo diresse lontano, al di sopra della mia testa. Poi, posandolo su di me, che le avevo domandato ciò che la rattristava, mi disse: pregate Dio per i peccatori. Da quel momento la preghiera per i peccatori è stata il pensiero dominante nella vita di Bernadetta. Vergine Immacolata, anche noi oggi ti rivolgiamo la nostra preghiera per la conversione dei peccatori. Tu sei il loro rifugio. Per essi specialmente sei diventata ai piedi della croce la madre dei dolori. Sono tuoi figli che sono costati sangue al tuo figlio Gesù. Oh Maria, vibra un raggio della luce del tuo cuore di questi infelici che vivono immersi nelle tenebre del peccato. Comprendano con il tuo aiuto la gravità delle colpe e la via per uscirne presto, spezzando quelle catene con cui il demonio cerca di trascinarli all'eterna rovina. Ottieni loro un profondo dolore dei loro peccati, portali fiduciosi e dolenti al tuo figlio Gesù. Ottenga loro la grazia del ravvedimento, a ciò che, dopo una vita veramente cristiana e la riparazione delle colpe, possano un giorno cantare in cielo i trionfi della divina misericordia. O Vergine Immacolata, Nostra Signora di Lourdes, Madre di Misericordia, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, tu conosci i nostri bisogni e le nostre sofferenze. Degnati, o Madre del Divin Verbo, di volgere a noi uno sguardo di pietà dal tuo celeste, come luogo privilegiato per diffondere le tue grazie, noi veniamo pieni di confidenza
ad implorare il tuo materno favore. Esaudisci, o Maria, le nostre suppliche e ottieni dal tuo figlio diletto di imitare le tue virtù e diventare degni di partecipare un giorno alla tua gloria. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Sia benedetta la Santa ed Immacolata Concezione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Nostra Signora di Lourdes. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Nostra Signora di Lourdes. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Nostra Signora di Lourdes. Santa Bernadette. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.
tu madre in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà, cammineremo insieme a te verso la libertà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Umili e penitenti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci anche noi al Dio giusto e santo, perché abbia pietà anche di noi, peccatori. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Accompagna con la tua benevolenza, Padre misericordioso, i primi passi del nostro cammino penitenziale, perché all'osservanza esteriore corrisponda un profondo rinnovamento dello spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: grida squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché digiunare se tu non lo vedi? Mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. È forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica? Piegare come un giungo il proprio capo, usare sacco e cenere per letto. Forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique, togliere i legami del gioco, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni gioco? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vede nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed Egli dirà: eccomi, parola di Dio. Ripetiamo insieme: tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto. Tu, o Dio, non disprezzi. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Cercate il bene e non il male, se volete vivere. E il Signore sarà con voi. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni Battista e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno.» Parola del Signore. Abbiamo riconosciuto ancora una volta, con le parole del Salmo, il nostro peccato. Abbiamo detto: contro di te, contro te solo ho peccato, quello che male ai tuoi occhi l'ho fatto. Ma questo lo possiamo fare sempre, e lo dobbiamo fare sempre, guardando alla misericordia di Dio. Lo sguardo deve essere sempre duplice: il nostro peccato e la sua misericordia. Non ci fermeremo solo al peccato, perché ci scoraggeremmo. Peccato visto con gli occhi della misericordia di Dio, perché noi siamo stati da sempre oggetto della misericordia di Dio. Se noi viviamo è perché Dio ci perdona. Ricorderemo senz'altro che il giorno del mercoledì delle ceneri, Gesù, richiamando la nostra attenzione sugli strumenti santi che sono a nostra disposizione per vivere bene la nostra vita, la preghiera, la penitenza e l'elemosina, ci ammoniva ancora una volta dicendo: state attenti di non fare queste opere per essere ammirati dagli uomini. Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Tu lo devi fare perché l'altare della tua vita è il tuo cuore. Nel tuo cuore si celebra il mistero dell'amore di Dio, ed è lì che tu incontri Dio, perché abita in te. E quindi ci ammoniva di salvaguardarci da quella tentazione dell'apparire, del fare il bene per essere ammirati. E ci ha detto anche che qualora fosse così, anche le opere buone diventano opere cattive. Oggi la liturgia significa la parola del Signore, ci aiuta a inquadrare bene uno di questi tre elementi essenziali della vita cristiana, il digiuno.
e ci ammonisce ancora una volta per far sì che il digiuno abbia il suo giusto significato. Nella prima lettura abbiamo sentito che Dio non gradisce il digiuno quando, sentite, voi digiunate fra litigi e alterchi. Questo Dio non lo gradisce. Non possiamo fare il digiuno se nel nostro cuore ci sono liti e alterchi. È la prima cosa che il Signore ci chiede di purificare, è le nostre relazioni. Ricordiamoci sempre che stiamo seguendo l'itinerario che Gesù traccia per noi, accompagnati dalla mamma. E quindi ciò che ci dice ci darà la grazia di metterlo in pratica. Ci potranno essere situazioni che si trascinano da anni in cui ci sono liti, per interessi, per malintesi, per tante situazioni. Oggi il Signore insiste su questo dicendo: libera il tuo cuore da queste ferite. Abbi il coraggio di prendere l'iniziativa. Non avere bisogno per forza di pensare al risultato. Tu muovi il tuo cuore. Non solo, ma quando ti sforzerai di guarire gli altri, le relazioni con gli altri, anche il tuo cuore guarisce. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Tu sei un guarito che diventa guaritore. E quanto più guarisci gli altri, le relazioni, con l'amore disinteressato, anche a costo di amare i nemici, tu guarisci il tuo cuore, la tua ferita si rimarginerà presto. Questa è la parola di Dio. Ci invita ancora a vedere quale può essere un aspetto negativo che non rende gradito a Dio il digiuno, anzi un digiuno che diventa opera cattiva. Non consiste forse il digiuno nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Il digiuno presuppone nella mente di Dio questa disponibilità alla condivisione animata dalla fede, perché l'affamato, il senza tetto, il nudo, per noi sono nostri fratelli. E Gesù che ci ha detto: lo avete fatto a me o non l'avete fatto a me. Ecco il digiuno che Dio gradisce. Ma c'è un aspetto particolare di questo digiuno che ora nel Nuovo Testamento acquista una visione nuova. Questo è l'Antico Testamento. E Gesù ci dice che il digiuno, essendo stato criticato dai farisei, perché noi, i discepoli di Giovanni Battista e i farisei fanno tanti digiuni, perché i tuoi non le fanno? E Gesù risponde con una frase che potrebbe sembrare misteriosa, ma piano piano con la sua grazia dobbiamo cercare di capirla, perché l'ha detto non tanto, l'ha detto per noi, e stasera la dice per noi. Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Che cosa vuol dire questa espressione? Cosa ci vuol dire Gesù? Ci vuol dire che il digiuno, e lui l'ha fatto, 40 giorni, ricordate, nel deserto, 40 giorni. Il digiuno ha questo aspetto, diremmo, cristologico. Cosa vuol dire? Guardiamo a Cristo. E guardando a Cristo, sappiamo che Cristo è lo sposo. Così lui si chiama. Lui dice lo sposo. Quindi ci dice, tutti quanti noi siamo beati perché?
Beati gli invitati alla cena del Signore. Anzi, se volete saperlo, nell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, c'è scritto beati gli invitati alla cena di nozze dell'agnello. Un banchetto nuziale. Noi siamo invitati al banchetto di nozze dell'agnello, lo diciamo ogni volta. E siamo beati, ci pensassimo. Che grande dono ci fa Dio di ammetterci al suo banchetto per darci la sua vita. Allora lo sposa è con noi. E quindi tutto è festa. E la nostra fede deve essere una festa vera. Festa perché siamo amati, perché siamo salvati, perché siamo perdonati. Mille volte al giorno Dio ti dichiara che ti ama, ti dichiara che abita in te e non tiene conto dei tuoi peccati perché continua ad amarti sempre e ti chiede, e sarà lui a dirti chiedimi perdono perché io sono pronto a dartelo. Anche mille volte al giorno. E questa è la misericordia. Naturalmente non è un invito, perché se fosse un invito a fare peccati non ameremmo. E Dio scruta i cuori e non condanna la fragilità. Scruta i cuori, ma non condanna la fragilità. Guai se la fragilità fosse cattiveria, lo faccio apposta. Perché allora avremmo chiuso il cuore e Gesù se ne starebbe alla porta a bussare, perché vuole entrare. Gli invitati a nozze siamo tutti quanti noi, però è anche vero che queste nozze che celebriamo nel mistero, un giorno li celebreremo nella realtà. Per ora non lo vediamo, questo sposo. Sappiamo che c'è, nella fede sappiamo che c'è, ma non lo vediamo, non lo tocchiamo. Quando avverrà questo? Siamo nel giorno di cui parla Gesù, verranno giorni, e sono questi, in cui lo sposo sarà loro tolto. E allora digiuneranno. Non sarà tolto perché se ne va, ma sarà tolto dalla loro vista. E quando allora lo vedremo? Ecco, lo sguardo alla beata speranza, perché si compia in noi la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il suo ritorno. Quando verrà a chiamarci con sé per sempre? Allora le nozze che oggi celebriamo, nel banchetto di nozze che oggi celebriamo, nel mistero, nella fede, e la fede non è visione, allora lo contempleremo faccia a faccia. Così com'è. E allora nell'attesa di questa beata speranza, il Signore dice, intanto ti nutri, e ti nutro io con la parola, con l'Eucarestia, e quindi digiunerai. Ma digiunerai non per celebrare un'assenza, ma una presenza misteriosa, nell'attesa dell'incontro finale, quando ci chiamerà con sé nel giorno della nostra morte. Noi lo vorremmo tenere sempre più lontano questo pensiero. E Gesù ci dice familiarizzati, perché verrà anche per te. Ma non viene come un ladro, viene come il padre che ti aspetta, viene come l'amico che ti abbraccia. E allora con questa visione il digiuno è un momento di quasi quasi di creare un po' di vuoto in noi. Perché è anche vero che nella nostra vita ci sono tanti spazi vuoti in cui non abbiamo ancora permesso allo sposo di entrare. E bisogna che li eliminiamo. Ecco il digiuno. Il digiuno è di fare spazio, non tanto non mangiando certe cose, anche quello sicuramente, ma privandosi di certe cose. Perché? Creando lo spazio in te, Dio ti possieda sempre di più. E possedendoti ti dia una vita buona, che è il desiderio suo. Una vita buona non significa una vita senza pene, una vita buona significa tutt'altro. Stasera la Madonna ci raccomanda, e concludo, di pregare per i peccatori. Nell'apparizione abbiamo sentito questo anelito della mamma,
che vede tanti figli suoi che sono costati caro, cari e sono costati caro al cuore di Gesù suo figlio, sono costati il sangue. E ci invita a pregare per i peccatori. Attenzione. Quando l'Apostolo Paolo dice, Cristo è morto per tutti, per i peccatori, dei quali il primo sono io, in questa espressione ci dà la verità. Pregare per i peccatori? Sì. Il primo sono io. Guai a pregare per i peccatori perché io mi sento giusto e gli altri peccatori, guai. Lo siamo tutti. Però è anche vero che ci sono fratelli e sorelle che sono sull'orlo. E quindi Gesù ci invita a collaborare con Lui. La Madonna ci chiede di pregare per queste persone, per questi fratelli e queste sorelle. Non dimenticando ancora una volta che noi siamo stati graziati. I peccatori salvati siamo stati noi e continueremo ad esserlo sempre. È un invito alla fraternità di amore e di perdono. Vogliamo accontentarla la Madonna, ma certo che dobbiamo farlo. Vogliamo asciugare le sue lacrime. Ricordiamoci che a Siracusa ha pianto, quel misterioso pianto, è il pianto di una madre per tanti figli che si perdono. E tante volte siamo stati anche noi a farla piangere. Però è il momento ora di dire, va bene, ricominciamo. Celebriamo il mistero dell'amore. Vorremmo che fossimo assieme a te, madre, consolatrici anche noi degli afflitti, consolatori e consolatrici. Ricordandoci sempre, e concludo, che consolando siamo consolati. Guarendo gli altri con le nostre opere buone, guariamo le nostre ferite. E l'opera del Signore continuerà sempre fino al giorno beato in cui lo potremo contemplare faccia a faccia come Lui vuole. Fratelli e sorelle, chiediamo al Padre la sapienza dello Spirito che sostiene il nostro cammino di rinnovamento. Diciamo insieme, ascoltaci Padre. Per tutta la Chiesa, chiamata ad adorare Dio in spirito e verità, si manifesti al mondo come segno di riconciliazione e di amore fraterno. Preghiamo. Per coloro che professano la fede cristiana, animati dal desiderio di ascoltare docilmente la parola di vita, non rimangano sordi agli inviti che ogni giorno il Signore rinnova. Preghiamo. Per i popoli oppressi dalla guerra, nel cammino per ritrovare la loro dignità e la pace, siano sostenuti dalla testimonianza di chi si affida alla parola di Dio. Preghiamo. Per i malati nel corpo e nello spirito, sollevati dalla presenza consolante del Signore Gesù, ritrovino anche nel tempo della prova serenità e fiducia, preghiamo. Per noi qui riuniti a celebrare l'Eucarestia, dissetati dall'acqua viva della grazia, offriamo a tutti una credibile testimonianza di fede e di carità, preghiamo. Rivolgiamo al Padre la nostra preghiera di suffragio per i defunti, in particolare per Tommasino Licitra, perché il Padre che l'ha chiamato a sé lo accolga nella gloria del paradiso, diciamo ascoltaci, Signore. Padre di infinita misericordia, ascolta le nostre preghiere e donaci la tua luce. Suscita in noi i gesti e le parole di un'autentica conversione,
per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, che è l'universo della volontà da noi ricevuto questo pane, frutto della terra e della volontà. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna, benedetto sei tu, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Lo presentiamo a te perché diventi per noi domanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Pregate perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il sacrificio che ti offriamo, Padre, in questo tempo di penitenza, renda a te graditi i nostri cuori e ci dia la forza per una più generosa rinuncia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello Spirito, alla celebrazione della Pasqua. Perché assidui nella preghiera e nella carità operosa, attingano ai misteri della redenzione la pienezza della vita nuova, in Cristo tuo Figlio Salvatore nostro. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Veramente santo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi liberamente alla sua passione, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti.
Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con tutti i santi, con Santa Bernadette, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo con fede e amore la preghiera dei figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Padre, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo Gesù, morto in croce per noi, scambiatevi il segno e il dono della sua pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Sangue di Cristo. Amen. Distribuiremo la comunione di solito. Facciamo prima tutto questo settore e venite dal centro e tornate dai lati. Poi questa parte qui la facciamo dopo, quindi potete star seduti. Thank you.
Preghiamo. Per la partecipazione a questo sacramento, Padre misericordioso, fa che purificati da ogni colpa possiamo accogliere i benefici della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Chi lo desidera si avvicini pure ai piedi dell'altare. Cantiamo insieme l'Ave Maria di Lourdes. E l'ora che pia la spilla fede, le note ci invia dell'ave del ciel. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel piano divino spuntato era già un nuovo mattino per l'umanità. Giunte piamente le mani sul cuor, lo sguardo splendente tien fisso al Signor. Dal braccio sul fianco dell'ave il tesor le pende qual bianco intreccio di fior. E apparsa cessante la prece d'amor, la Vergine amata le dice con il cuor. Ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Sarà mio diletto vederti ancor qui, ritorna t'aspetto per 15 dì. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Felice vo farti non certo qua giù, ma voglio colmarti di gioia lassù. La Vergine dei cuori riprende a parlar,
Per i peccatori tu devi pregar. Viviamo nel pianto fra tenebre e orror, ma sotto il tuo manto conforto vi è ognor. Ave, ave, ave Maria. Siamo stanchi, o Maria, dal lungo penar, soccorrici pia, non farti aspettare. Ave, ave, tu sei nostra mamma ripiena d'amor, che il cuore ci infiamma per Cristo Signor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria, dei nostri ammalati lenisci il dolor, che sian consolati dal dolce tuo cuor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Spegnete le candele, vi do la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Inchinate per accoglierla. Dio misericordioso, il tuo popolo ti renda continuamente grazie per le tue grandi opere e ripercorra nel suo pellegrinaggio le vie della penitenza per giungere alla contemplazione del tuo volto, per Cristo nostro Signore. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Amen.